Buongiorno a tutti. Questa volta penso che non dovrei assolutamente dire le mie solite due parole confuse, perché dalla vasta presenza di autorevoli ospiti, anche meno autorevoli, perché in fondo ci sono gli studenti della facoltà di architettura di Trieste, i quali non sono autorevoli ma desiderano di parlare. Perché loro fanno qui una specie di workshop, così prendono dei crediti, vero? Grazie. Allora, Boris Podreca, che naturalmente tutti conoscete, io e Luciano lo conosciamo da moltissimo tempo. Noi eravamo giovani, e lui era giovanissimo. E mi piace ricordare una cosa, molto personale come solito. Lui è venuto a trovarci a Conconello, era veramente giovane, però era delizioso già allora. È venuto con un mazzolino di fiori, azzurri. Non ti scordate di me. È bello, no? Ed è cresciuto sempre delizioso. Ed inoltre è un uomo della mite d'Europa, ma lui lo è in maniera reale. Non in una maniera letteraria o in una maniera detta. E di lui è necessario dire dove è nato, perché è importante questa cosa. Lui è nato a Belgrado. La sua famiglia però era il padre Podreca Pfeiffer delle Valli del Matisone, ma forse sbaglio. Potrebbe quasi essere. La famiglia arriva da Aquileia. E poi sono scappati con Attila e... Ah, ma no, vado per indietro. Lui viene da Attila. No, è scappato da Attila. Siamo sempre così un po' in... Un po' così. Comunque lui nasce pochi mesi prima dell'arrivo dei nazisti in Jugoslavia, non è una roba da poco. E quando io avevo avuto 4-5 anni, che non so se era là, c'è stata la grande battaglia di Belgrado, dove sono morti 15.000 persone, ed è stata l'Armata Rossa ad entrare in Belgrado. Quindi la sua di famiglia è già una storia molto potente, no? E poi a Trieste però ci ha onorato dei suoi studi. Lui è venuto a studiare a Trieste, ha fatto il liceo, ha fatto probabilmente anche le elementari, ma non l'ho consultato, farò chissà quanti fai. E poi va a Vienna, dove frequenta l'Università Tecnica di Architettura e poi l'Accademia di Architettura. E poi subito diventa professore, viene chiamato molto presto a Stoccarda e per la prima volta insegna. Ma poi ha insegnato in moltissime altre università, forse di un professor, forse per poco tempo, forse per molto, però in Europa e anche fuori Europa. Che cosa devo dire? La sua cultura, i suoi apprendimenti, i suoi maestri. I maestri sono proprio quelli della vita d'Europa. Semper, Leschi, Fabiani. Ma non credo non abbia mai disegnato neanche scarpa. No, eravamo amici, ho fatto la mostra di scarpa. Infatti, ha fatto la mostra di scarpa. E l'amore per i materiali, la chiarezza dei materiali, io penso che debba la scarpa. Ma devi dire che ero anche un calciatore. Notizie dell'ultimo minuto, era anche un calciatore, ma non sapevo. Portiere, sono invalido del calcio. Portiere, è che io non capisco niente del calcio, perché sono un professionista. E vabbè, lui è attuativo naturalmente, oltre a questa questione che vi ho detto così male, ma lo vedrete poi attraverso il suo racconto, questa, essere così connaturato nella cultura della Centro-Europa, della Mitteleuropa infatti. È il primo che ha studiato per essere, che ha fatto la sua mostra. Sempre con più di Parigi, sì, 86. Mezzo milione di 475.000 persone. Noi qui in pochi in una cinquantina lo possiamo raccontare. E poi i premi, naturalmente un'infinità dei premi. Via Trieste è stato facile dare il Senso d'Oro, si trattava solo di arrivare ultimi.
autista. Ma ha ricevuto anche un boxer, Dino Benvenuti, cioè un buon E poi la Torre del Millennio. Era la più alta d'Europa. E poi c'è Franco Foster a Francoforte. Adesso le pegano. Sai che quelle che fanno a Roma, i puliti, la stanno pegando? Ma dai. Sì. Era troppo alta, sopportava i cupoloni. E poi, che cosa devo dire ancora? E poi il suo ultimo concorso, lui ha vinto il concorso per la Reale, per la trasformazione della Reale Ferroviaria di Bolzano. E poi? E per la vostra... E per noi? Mi hai dato dei soldi? No, no, ho perso 14 miliardi. La Banca Austria, infatti facciamo adesso un grande lavoro, però forse adesso farò vedere bene il microfono. È stata sufficiente questa presentazione, dite di sì e grazie. Perché mi hai contattato di persona, mi hai contattato al telefono e così in qualche modo hai ravvivato queste amicizie che al passare del tempo diventano anche un po' come dice Brigitte, no? C'è questo, questo elemento sanguigno che si intermette e poi dall'amicizia alla realtà. E, come tu dici, a Trieste è sempre un, diceva Proust, un voyage sentimental, no? Venire qui, vedere Rogers, che mia madre lo conosceva, e vedere questa cosa che diceva Luciano, che ricorda molto Serf, Wesley Serf, che era chairman al Harvard, dove io ho insegnato a Boston, ho visto il suo archivio e così via, mi era vicino. Serf è venuto dalle Corbusier, nella Rue du Sever, dove anch'io volevo lavorare, però poi le cordiglie è scesa con gli occhiali, è entrato in un taxi, ha visto un giovane che ero io, uscivo dal taxi pagando con un rotolo sotto mano, visto che l'architetto si è girato la testa, è andato nel taxi e è volato via. Era anche l'unico incontro con le cordiglie. E certo è venuto, mi raccontava il Ravnica, no? È venuto dalla Spagna, si batteva contro Franco, tutto fasciato, con il sangue, era molto molto piccolo, e la Corbusier l'ha visto e l'ha preso così per pietà, e da questa pietà poi generò un grande architetto che ora a Trieste mi ricorda questa cosa che trovo molto, se si può dire, serbiana. Io mi sono fatto un po' di nota perché ormai il mio italiano è un po', come si dice, maccheronico, e vorrei parlarvi, se ce la faccio, di tre cose. Dunque, una è, come dire, il contrabbandiere, no? La nozione del passeur. Io lavoro ora in altri paesi europei, ma quattro sono carte, progetti per ora, quattro sono cantieri. Parlo otto lingue come mio papà, per noi era molto normale parlare queste lingue. Oggi ero alla RAI e ho visto in via Romagna, dove abitavamo sul muro, andavamo sugli alberi a prendere le pomele, c'era la toilette, e lì venivano gli americani che li portavano col bus a giocare baseball a piscina, eravamo tutti lì, gentlemen, please have your charming room, e così io all'inglese avevo imparato davanti a questa toilette in Romagna. E poi le lingue sono state educate così in maniera polifona, no? Come si dice, e questo qui penso, ma naturalmente non si deve fare delle analisi, delle auto analisi sull'inconscio freudiano di se stessi, ma penso che anche in architettura si riflette questo non codice, cioè non un linguaggio chiuso, ma una cosa, diciamo, dell'uomo. Il mondo è, come si dice, globale, ma l'architettura per me è sempre locale, è sempre ravvivare, aggiustare, trasformare qualcosa che forse possiamo chiamare con questa vecchia parola tradizione o anche storia. E la seconda parte e la distruzione. A Trieste, a 100 km, siete vicini alle guerre, eravate, sentivate acusticamente anche la bomba, no? Come si dice. Cioè vorrei parlare anche della mia esperienza
su questa guerra, che è una cosa tragica, però a noi architetti permette anche di valorizzare, di cambiare il meglio le cose che si fanno poi a posteriori in queste rovine. E la terza parte è quello che lo faccio sempre vedere, quello che abbiamo sul tavolo, le crisi, e non saperti dire, non saper decidere, e queste cose, cioè quello che è sul tavolo. Questi sono questi tre tangenti di oggi del nostro incontro. Tante volte chiedono anche, ma dite l'Europa, ma cos'è sta roba? Una parola che a me non mi va bene, c'è troppo Francesco Giuseppe, c'è troppo Strudel dentro. Io preferirei dire Europa centrale, però ormai è un brand è più forte di me, e allora continueremo a chiamarla Vita d'Europa. E mi dicono, tu sei l'architetto della Vita d'Europa, insomma, queste cose. E dunque esiste veramente un'architettura mitteleuropea, esiste una letteratura, esistono anche la pittura. Mi sente? Ah, mi sentite, scusa? Più vicino. Più vicino? Ma se faccio più vicino rimbomba? No. Bene, allora parleremo anche questo, tu dicevi sempre di queste cose. Un critico viennese, che è il nostro Pafuri, no? Come il vostro Felipe Fackleiter, chiama il nostro lavoro, lo definisce come poetica della diversità, cioè non cerchiamo, come dicevo prima, una cosa categorica, c'è una certa elasticità dei modi, del sapere, di tante personalità che stanno dietro a noi e che io trovo attuali non per amore di storia, ma per l'invenzione che hanno dato a questo mestiere dell'architettura. Il mio lavoro però è quello di un contrabbandiere, cioè del passeur, si dice, no? Cambiare i confini, andare lì dalla Slovenia, tra poi loro non si vogliono, si pescano sulla testa, quando io costruisco sono amici, dopo sono nemici. Insomma, sempre questo, come si dice, il limes, il tema della frontiera, del contrabbandiere, del oltrepassamento, no? di questa dialettica. Lì per me nasce l'architettura. E come ogni architetto esiste un programma di vita, che poi è un programma di lavoro, il mio programma era, o anche è, nonostante io faccio la roba in Cina o in Francia, non so dove, ma così, insomma, come un canguro che salta, però rimane questa vita dell'Europa, cioè costruire in questo mondo di affetti, sono affetti, è un lusso forse che posso permettermi, dove parlo anche le lingue, dove so al manovale, al muratore raccontare una barzelletta, nonostante ciò lui vive, e questo significa missionare, cioè convincere uno cliente che ti dia 30 milioni per un lavoro, per la tua cosa, di vivere qualche volta anche la bugia etica, perché sai che dopo sarà felice. Dunque, questa strategia, come un cane che fa la pipì sugli angoli delle case, anch'io come architetto, voglio toccare, voglio come dire, rispondere a questi affetti di questi mondi. E sono dei paesi del nord Italia dove esisteva, cioè Vienna nel 1910 era, come stavo con lì, una delle cinque grandi città di 2.100.000, 10 Loos ha costruito la casa con Michele Platz, era un momento, come si dice, un colpo di tamburo a Vienna, e era la capitale di un mondo che andava dalla Lombardia fino alla Russia, Josef Roth, un mondo di 68 milioni di persone. E allora l'architettura come fa a avere, diciamo così, questa icona, questa immagine insieme? Una cosa molto difficile. Dunque, adesso come prologo vi faccio vedere un vecchio lavoro, tipo il Zafra. E questo è un lavoro, un vecchio lavoro, tre ministri dell'estero, un confine non sorvegliato, incomincia l'europeizzazione, bevono, mangiano tutta una notte e decidono, così come tanti politici, così in una estasi, di abbattere i confini. Non ci sono confini. Un mio cliente molto ricco di Francoforte, fa parte del porto a Tapodiste, usa anche qui, così, mette a disposizione un terreno confine Italia, si vede Trieste, la Baia, Slovenia,
Apsia, quando erano ancora amici. Insomma, questo signore mi chiama perché ho costruito, avevo costruito per due volte per lui, ho portato il virus anche le due figlie, adesso sono architetto, quindi proprio non volendo mai. Ah, perché le tette sono un'altra cosa? No, io preferisco dire scusi, è un lusso del Eros che mi permetto di dire architetto. E allora questo che vedete è praticamente quando noi siamo amici ci diamo la mano, gli arabi accorciano 30 cm, siamo a 60, i giapponesi per ragione di igiene non ti danno nulla ma il biglietto di visita, cioè ogni cultura ha una propria distanza. La mano è il simbolo, l'emblematica dell'amicizia, allora taglio la natura, la landscape in due mani. Fra le due mani cresce il vino, la rosia e il refosco, una cosa un po' grossolana, ma perché no? E il terreno ti dice già questo abbattere il confine, e questa cantina praticamente è una locomotiva, per andare avanti io purtroppo devo girarmi, allora si prende la pietra dalla terra, che non costa niente, per 15, si dice scaldellini, quello che dice. Dalla Dalmazia, tre formate, adesso non mi ricordo il nome, e c'è questo abbinamento a legno già sparito, cioè il Tafelwerk wagneriano, dove noi con due elicotteri portiamo un legno fantastico dalla Spagna, cioè locale, e non essere razzisti, dire ah siamo su calcio, solo pietra e l'acqua, no, perché se il legno è migliore di là lo prendiamo di qua. Dunque c'è questo binomio, questo bisessualismo fra i materiali, la pietra locale e l'altrove. Così nasce questo lavoro. Posso farlo così? E vedete sono mura che vengono aperte, sono delle logge così, mura parlanti lunghe. La prima parte è la degustazione, poi la produzione, poi l'olivo, il singolo, poi gli ospiti e poi la villa del proprietario. E così nasce questo sconfinamento, questo abbattere un confine e diventa una cosa liquida, diventa sangue, vino. Avanti. Questa è la villa, avanti. Si vede l'immagine, lo vedete? Sì. Va bene? E sono cose molto semplici, non è neanche architettura, è forse più etnologia, mettere assieme le cose, cioè non c'è un rapporto così overdressed intellettuale con questo lavoro. Avanti. E poi c'è il chiuso, dove c'è la produzione, lo scuro, e poi le aperture e lo spazio ad eco, e quando si apre si vede la Baia di Trieste. Quindi c'è questo parlante con Torcello, quel balcone, con Trieste, c'è questo rapporto, diciamo così, di una geografia culturale, quello che noi facciamo, io dico sempre, non è architettura, è archicultura, questo archicultura, tecnologia, antropologia, tutte queste cose che non fanno parte solo così dello stilema architettonico, del posizionamento davanti. Ecco. Adesso andiamo alla prima parte e Gottfried Schemper, il grande demiurgo, io purtroppo l'ho scoperto tardi nel 75-78 con il suo libro tradotto, ma mal tradotto, una volta penso anche in italiano che è uscito qualcosa, c'è uno storico purtroppo, non c'è più, Travagliolo, che io considero molto bravo, è l'unico che ha scritto qualcosa di sostanzioso, anche ricco, su Schemper, ma non è stato mai così capito a fondo, e dunque è inutile scrivere l'Os, 30.000 libri fatti su l'Os, ma non conoscere questo padre. L'Os è il Reader Digest di Schemper, l'Os è il giornalista antropologo di Schemper, tutto quello che l'Os ha scritto è Schemper. Gottfried Schemper, prussiano, metodico, non viennese, non beveva, era un rivoluzionario con Richard Wagner, scappato a Londra della rivoluzione del 49, era un combattente, ma un grande intellettuale, e quello che ha scritto è l'ultima trattatistica in architettura, tutto quello che viene Reinhard Benz, Schlemm, Matching Age e così via, è esseistica, si dice esseistica? No, è saggistica.
e adesso si dice che sei idea. E attento a questo di textile kunst, cioè l'origine dell'architettura e tessile, quattro capitoli, tessile, come si dice, tessile, poi ceramica, tettonica, legno, stereometria, pietra e metallo tecnico, rimasto incompiuto, forse il più, un giallo si può dire, lo puoi leggere di notte e poi non ti addormenti di queste cose. E ha coniato questa teoria, perché parliamo, esiste l'architettura mitologica, esiste la sorgente, o come diceva il vostro quasimo, la sorgiva dell'architettura in questo lavoro. L'abbiamo scoperto noi contro i nostri professori, che erano internazionalisti bianchi. Il mio professore, che era un grande architetto, ma anche parlare di Wagner era quasi un sacrilegio, e sempre non esisteva, l'abbiamo scoperto noi, o io, o la mia generazione. E la tesi era quella cioè l'uomo per esistere, cos'è l'origine, l'origine d'architettura, con i francesi, cos'è l'origine di architettura, come è nata questa roba. Allora l'uomo per esistere al tempo va nel bosco, prende quello che è liquido, l'erba, il bambù, fresco così, e allora per esistere lui fa il nodo. Il plurale dei nodi metti un pullover, è una coperta, il plurale della coperta è un, come si dice, indiani, ma non la tenda, e la tenda diventa capanna, la capanna diventa casa. E siccome l'uomo per esistere deve avere anche il mito su questo elemento profano, allora dal tessere nasce, lo vedrete poi, l'ornamento. Cioè l'ornamento è un mito che nobilita il fare profano. E qui nasce l'architettura, che è anche un mito, una specie di mito, anche essendo sociale. Ma io vi racconto adesso questa roba proprio minimalizzata. Dunque è una teoria parallela a quella di Darwin, cioè quella dell'evoluzione, e lui scrive, per esempio, la prima volta practice estetica, la parola practice non esisteva, cioè punta sulla necessitas, sulla utilitas, su tutti i paradigmi che poi entrano quello che noi chiamiamo il moderno, in tutta parola il moderno, non so che è il moderno, potremmo discutere. E dunque anche in contrapposizione a queste teorie francesi del bianco di Fidia, perché lui viaggia, scopre quello spazzolino di denti, quel temperino, frega i muri, vede il rosso Pompeiano, il giallo di Napoli, l'ocra, queste cose si rende conto che questa architettura era policroma, ma non era policroma per il lato estetico, era per proteggere il marmo di Pentelis, fine, dall'aria, dal sale e di tutte queste cose. Dunque la protezione per non raccontare la tragedia della materialità diventa un elemento estetico, ma in verità è drammatica, è protezione. Questa è una cosa che io trovo bellissima della policromia. Dunque scopre tante cose che adesso non posso raccontarvi e praticamente conia questa pratica estetica che sarà il baluardo di Wagner e di tutti questi allievi che vanno come giocando a poker, Ungheria, Cecoslovacchia, Slovenia, Kocera in Cecoslovacchia, Benk Medjašaj in Ungheria, Lecnik in Slovenia, il Janinovic, anche lui di queste parti, Giuliano e Trieste, tanti architetti che, se diciamo architettura mitteleuropea, semperiana, allora buttano questi bacilli in queste terre e nasce qualcosa di comune. Ma nasce anche qualcosa di diverso, e questa dialettica fra diversità e questo sapere essere insieme, ecco, questo è un po' una formula che io dico, c'è questa architettura europea, se la guardiamo, viene una città, non so, barocca, Wagner fa battaglia con il Koenig, il povero Fabiani con la gamba sinistra ama Wagner, gli dà di sera alle cene giocando a biliardo delle nozioni per la casa, cos'è toscaneggiare in architettura. Dall'altra parte però guadagna l'esistenza come professore, da credi acerrimo nemico, e lui dice viene il barocchetto, viene il barocco, ah allora facciamo l'architettura del barocco, con i timpanelli, i berlini, questo è poco, non è una teoria rivoluzionaria, non è un bacino, non è l'innovazione in architettura. Bene, andiamo avanti, ecco il nodo, i nodi, il plurale dei nodi,
e la coperta. L'os dice l'uomo vorrebbe rivivere tra tappeti caldi, ma i tappeti caldi non tengono. Allora il secondo atto è l'ossatura, la struttura, e lì appendo il capotto. In tedesco si dice Decke, che arriva dalla Decke, coperta. In italiano si dice copertura, ma è una coperta, etimologicamente. In tedesco si dice Wand, però viene da Gewand, che viene scritto. E dunque anche dal lato etimologico esiste una, come dire, un binomio, una dicotomia fra queste cose. Avanti. Ecco, e poi c'è il tessere, i nodi diventano plurali, piano piano esce fuori qualcosa come un ornamento, avanti. La storia dell'ornamento è la storia del tessere, il primo ornamento arriva dalla tessitura, dal textile, dalla texture, avanti. E poi c'è la, alla fine, la casa, la capanna, c'è lo zoccolo che regola l'irregolarità del terreno, sullo zoccolo c'è il, come si dice, come c'è il fuoco, il focolare, il focolare è la centralità, un uomo senza centralità non è un uomo, cioè la centralità, e i tappeti però non stanno in piedi, e allora devo fare la struttura per appenderli come secondo atto. Questo scrive l'ostro sempre, che non è stato tradotto da tragedia, questo della trattatistica e dell'architettura. E alla fine, vedete, anche oggi centinaia di migliaia di case vengono fatte, sono case sumeriane, le troviamo in Africa, le troviamo nel Mali, le troviamo tutto. Dunque, come dire, questa teoria, questa tesi non ha tempo. È quello che Heidegger sempre sognava, la Zeitlichkeit, non il Zeit, la Zeitlichkeit, cioè una temporalità estesa, un valore esteso che se ne frega del tempo o del mio tempo. Avanti. E naturalmente scende anche questo sul monolito, per nobilitare il monolito, lo nobilito attraverso questo ornamento dove la foce è il tessere. Avanti. Ma anche Lacan, una cosa che non ho scoperto io, ma i miei amici di Parigi, a Lievo, poi anche Michael Turnham, che è un ragazzo fantastico, amico di mio fratello, era un assistente di Jacques Lacan, conoscete Lacan, che è un grande psichiatra, filosofo e così via, anche lui, strana cosa, conosceva queste cose. E allora come Musi, che parlava del Doppelhalten, il doppio della vita, anche lui cerca questa tesi, adesso io lo dico in maniera Reader Digest, cioè io ho una vita, tu hai una vita, tu pensi che sai la tua vita, ma uno che ti conosce, ti guarda, lui vede in te, per lui è un'altra vita, la tua madre, che ti conosce e non ti conosce, guarda in te, idealizza un'altra vita. Dunque, questo fenomeno anche dell'inconscio è un intreccio di vite, proprio alla maniera semperiana, vedete, questo qui sono disegni mai pubblicati che Michael Turnheim me li ha dati così, no? Su questo nodo, sull'intreccio. E come sempre a sinistra c'è questo nobilitare, cioè quando, come dire, il nodo diventa emblematica, diventa simbolo, ha un raggio molto molto più in là di queste cose. Avanti. Adesso devo guardare qui perché non posso girare qui sempre. Ecco, e adesso facciamo un zacco. E in Francia? Perché c'è la differenza dell'architettura mitteleuropea con la Francia? Ma tutta un'altra cosa, da Catremer de Clichy a Viollet-le-Duc, il francese dice, no, no, l'uomo va nella foresta, si prende la tua sega di come si chiama, della Tiberio Romano, di pure a Roma, però dietro che segano lì. Ma quell'architetto che diceva... Franco Purini. Purini, sì. Allora l'uomo va con la sega nella foresta, non prende le bambù, ma prende il tronco. Allora sega il tronco, mette il tronco, fa il recinto del tronco, che è il primo atto, e il secondo atto è la coperta. Cioè il rivestimento, vestito, ecco, vedi, vestito, rivestimento, anche qui la metafora tessica, vestito, rivestimento,
è tutta un'altra cosa. E questa teoria francese, galoppa parallela a quella mitteleuropea, Schenker non ama il bianco pesante napoleonico che va bene per tutti di Durand, ma ama come me la Brust, che prima mi spiccia, ma dopo la Brust e me, se andate a Parigi, io ogni volta lascio la moglie, lascio i bambini, lascio gli amici, vado solo nella Bibliothèque Saint-Geneviève, che per me è una roba, è la Monica Bellucci di architettura, è una roba fantastica, ma c'è tutto lo stesso. Come si dice, quando vai dentro l'American Bar di Boston, stessi, no? Tutte queste cose che sono cose fantastiche, cioè una cosa parlante. E allora cosa succede? Perché le pubblicità fa i piloti? Perché sta dentro in questa tradizione francese della teoria del tronco, cioè alza la casa e fa i piloti, piloti. L'os non l'avrebbe mai fatto, ma neanche gli altri. E questa è la grande differenza tra noi e loro. Questo sta alla base fino oggi in architettura. L'architettura polimerica, la grande coperta, l'isolamento, le norme, tutto lì. Avanti. Mentre l'os, la colonna è un attaccapanni per la materialità. Cioè i bei marmi greci, la grande cultura, il cipollino di Euvea, il salmi marmo, lo chiamiamo di Schiros, il padre è lo stantellino, lo conosce bene la pietra, va lì, ronde queste pietre e appende la cultura, appende l'architettura. La struttura portante è una roba secondaria, la tacapanni dove metti il tuo, come si dice lì, gabbana e come si dice, no? Metti il tuo vestito, quelle cose lì. Sì. E questo mondo questo rivestimento, questa gioia delle culture, vedete qui che c'è anche la chinoiserie, il gentleman che viaggia nel mondo, che vede le cose, la casa non può essere manifesto di architettura, come diceva anche Joseph Frank, la casa non può essere manifesto, la casa è un luogo di ricordi, di viaggi, di vite, di morte, di amori e così via, è un più, fa parte dell'architettura, detto metaforicamente naturalmente. E abbina a questa materialità che non è ornamento perché già il marmo è ornamento vegetale come da sempre il round plan, cioè la prima veramente teoria dello spazio. Le Corbusier, le plan libre non è spazio ma è ancora disegno elegante da questo fantastico orefice svizzero di Soffon, orefice non gentleman. Non ho nulla contro, non so se qualcuno è orefice, non che si senta in meno. Cioè abbina questa teoria al round plan, a questo, come dire, questo incastro di spazi, cioè come vestire lo spazio, come dare uno spazio termico, grandi cose, delle alcove, delle policromie, del limone, alla signora Müller a Praga, fa una fantastica, perché lei suona il violoncello, la camera acustica, come vedete qui, però c'è la finestra dove si beve il tè e dalla finestra del tè tu vedi Praga, c'è sempre questo eco con la città, il los, anche se la casa è casa, ma però c'è questo amore per il nostro incontro. E qui anch'io, povero architetto, che so queste cose, però non posso tradurle ad litteram, e allora avanti, ecco, vedete anche i miei interventi assaporano questa teoria di Loss, adesso io non voglio illustrarvela così, ma vedete le immagini, cioè questa materialità, questo spazio, il vegetale, la tessitura, e tutte queste cose, ma in una maniera, diciamo così, del tempo, non sentimentale. E questo per esempio, ecco, siamo già qui sulla distruzione, il castello dei conti Draskovic, dove tutto è rotto, dove tutto non puoi continuare, ma devi veramente fare una cosa nuova, non ha senso fare le tutinche, mettere insieme le cose pseudo filologiche. Avanti. E questo sono anche gli interni, anche
vedete il cipollino del camino, ok, è un marmo che amo anch'io, il mio tavolo di lavoro a Vienna è anche un marmo cipollino, però non esiste più perché la cava, no, si dice così, non esiste più, cioè sono cose per me come lapislazzuli davanti, c'è il caldo o c'è il freddo di questi, ma però dentro c'è sempre questa eco di questa cultura, chiamiamola semperiana. E la nostra fortuna avanti era quella che avevamo l'occasione, ma eravamo già quarantenni, di fare delle cose un po' più grandi. Purtroppo Loos non le ha fatte. Di Loos esiste solo un buco nella casa di Tristan Sharaa che va a due piani. Non l'ha fatto mai vedere il round plan di fuori. Dunque, questo qui è un biocentro, ma trovate l'alcova, trovate il bovindo, trovate l'eco, la verticalità, la luce, cioè tutte queste cose di questa grande famiglia mitteleuropea avanti, ed è, questo era un concorso internazionale, e poi appunto c'è questa scatola, la casa, il campo termico, per non morire prima, no? Come si dice, il campo termico, c'è il mezzo termico dove c'è il giardino, vedete lì, con i smoker corner, e poi c'è l'aria della città, cioè tre temperature, 36,8, 37,8, 38,8 di febbre, cioè la causa di queste temperature passanti, questo milieu di aria. E c'è il boschetto, c'è tutta una città, c'è la strada, non è una chiesa, ma è un oratorio, ma potrebbe essere una piazza con la chiesa. Sono case, ma non sono campi di ricerca, che la città nella città, però con gli occhi che guarda la città, che ha voglia di dialogo con la città storica. Avanti. E qui nascono le strade, nascono questi schermi che raccontano alla città, questo enorme bovindo informatica, che cosa si ricerca, cioè dà l'informazione alla città. Avanti. Adesso veniamo sulla parte centrale, la distruzione. Ecco, questo volevo far vedere perché non posso far vedere tutti i lavori, devo fare qualche 3-4 tempi. Ecco, questo è un tema della distruzione, della come si dice, devastazione, disgregazione, fantuma, come si dice, quando tutto cade, no? E dunque, una bella città, molto simile a Chiesa in morfologia, la parte bassa come il Teresiano, canali, sale e poi asfalto e palazzi, no? questo changement, ma anche qui l'ordine ingegneresco della città asburgica, il giardino a U e lì sapete, teatro, municipio, museo, tutte quelle cose pubbliche che sono i solitari, e poi la città del Rasker, e poi tac, è la città medievale, non solo rotta ma anche corrotta. Le case sono dipinte come fa il sindaco di Tirana, che è premier, ha fatto fortuna mettendo colore alle case. Assurda, una cosa assurda, la maquillage, il rossetto della città, una cosa terribile. Adesso il premier non l'hanno punito, dovevano appenderlo, ma non lo appendono. E qui comincia questa storia di questa passage gialla, dove io trovo questo labirinto, come Schwabi da Monaco, cioè questa città medievale labirintica con le passage. E voglio fare anch'io una cosa analoga, non simile, analoga avanti. E vedete, e trovo questa distruzione. Ma la gente che ci vive, gli ex vecchi urbanisti, attori di seconda mano, il professore di geografia, cioè la gente triste di questo nuovo turbocapitalismo che ci viene addosso, dove prima tutto era chiaro perché avevi i bambini che scuola gratis, andavi al mare gratis, e così via, che sono fuori gioco, si dice, e ci sono un anno, ci si pesta, ma pestano anche me, ma non per architettura, perché sono contro il miglioramento della città, perché il miglioramento significa arricchimento di un privato. Volevi guadagnare qualcosa, perché no? Per cambiare, per fare.
fare meglio la città. Avanti. E allora ci dichiamo un anno e mezzo, polizie, 5.000 persone, ecco, questo vedi al fine, per questo sconfinamento oltrepassare queste cose, per l'architetto fai queste esperienze. Un anno e mezzo non vi dico che cosa, bisogna sapere esistere, alla fine uno ci ride sopra. Bene, adesso non vorrei raccontare aneddoti. Al momento che si apre la Verde Sars, ma il giorno dopo cambia tutto. 25.000 persone che vogliono comprare, come si dice, K&M, cioè questa, la catena svedese, come si dice? H&M, la catena in 3 settimane vende tutto, deve chiudere. E aspettano 3 settimane chiusa che arrivano i nuovi prodotti per vendere, no? Cioè, e ci sono questi teatri nuovi, la gente dei teatri giovani, che sono per questo miglioramento della città. Adesso si fanno tutti i vini, ma mi hanno fatto patire prima, perché non erano prima lì. E dunque è facile essere lì quando già tutto è pronto. Ecco, questo, di questa distruzione della città, va bene, arriva, come dire, almeno io lo penso, un miglioramento. E si tratta di un intervento abbastanza forte, di 15 piani, 4 garage, 3 piani di retail, uffici, appartamenti e ville urbane, adesso li chiamano i cristalli di Zagabria, una cosa che volevo dematerializzare, cioè dar vita al posto più, perché fare i tetti con il loft, se si può fare una villa, se si può fare una piscina, se si può fare un giardino, la più bella parte della città è quella del loft, vero? E qui nascono delle ville, se vuoi 300 metri, se vuoi 600, insomma si nasce qualcosa. C'è anche gente brava, che non sono solo i russi che comprano, ma c'è gente del luogo, come anche a Vienna, gli ha fatto il progetto, e sono gente che ha guadagnato, che ha avuto delle idee, sono più, non lo so. Allora, per fare questo centro di retail all'europea, per non farlo americano, cioè per dare luce, quando io cammino so dove sono, c'è un rapporto con il cielo, c'è un rapporto con l'architettura, come dire, nobilitare un luogo, una passeggiata, trovo una ditta in Italia, ci sono delle ditte fantastiche, molto meglio delle nostre austriache. A Este, perché fanno elicotteri, Werner Sobe, che non so se conosce, un strutturista molto bravo, mio collega a Stoccarda, a Este, dove fanno elicotteri, cioè produco dei tubi dove porto giù, sono quei tubi blu chiari, a cono, dove porto giù la luce, al secondo piano c'è un parco, un giardino parco, con delle fontane, la luce passa la fontana vibra, e giù cade una bellissima luce che dà anche, come dire, un ornamento alla passeggiata e sulla texture urbana. E diciamo così, è questa retail, il parco, le abitazioni e la villa urbana. Il progetto per è l'unico, è il primo progetto all'est, non solo Croazia, all'est, che ha un po' di verve, che non è così, come si dice, un capriccio storico del rifare qualcosa. Ma anche qui l'idea della città. Io sono nato come urbanista con il mio professore Reiner, che se faccio una sedia, anche una sedia, penso sempre, pensiamo, non dico io, ma anche la mia, alla città. E dunque invento una passeggiata che va dalla ricostruzione di una sinagoga, passa delle passage, entra nella mia e finisce nella famosa Accademia di Musica. I migliori dirigenti di questo web vengono da Zagabria, Lombro, Formatoci, Gianico di Karajan e così via. E dunque, se vai avanti, nasce questa luce sulla città, questo non è un rendering, ma nasce questo brio, cioè volevo dare questo carattere metropolitano a queste cose, non fare il solito cittadino, ma dargli una verve, non dico Parigi, ma dargli, come dire, qualcosa di più che questa bella città addormentata. E poi c'è questo antropomorfismo dello spazio del Po, l'interno, le mura si aprono verso su in diagonale, e questo giardino con le vasche di acqua, e delle vasche di acqua 5 cm di vetro,
e questo passare della luce genitale. La luce genitale, architetti lo sappiamo, è 3 o 4 volte più forte della luce laterale, e dunque bisogna sapere come usarli. Avanti. Ecco, e adesso di nuovo il mondo mitteleuropeo. E c'era una casa analoga. L'architetto Benko, che avviene da Benko, però la mamma era Negesai, allora andando in Ungheria, era un'epoca politica e valeva avere il nome della mamma, Benko Maria, aveva fatto una casa, vedete lì a destra, sono quelle finestre che si aprono, okay? Cioè queste grandi lastre, dove sotto caffè, ristorante, il retail, come si dice, gli uffici, e poi la casa dove abiti sul tetto, sul solare. Questa immagine ritorna, sempre quando fai un progetto, simultaneamente ci sono queste strane storie di mitteleuropei, di questi architetti. Cioè io non riesco a fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, non c'era quella canzone. Io non... Madonna, vorrei farlo tante volte, ma non ce la faccio. E dunque c'è sempre questo strano rapporto con la storia. Bene. E pensando questo, vai avanti, invento una cosa nuova, ma ha una storia dentro a sé, una facciata doppia, una visualizzazione elettronica che si apre, una facciata che cambia sempre, tu passi 30.000 volte, vedi 30.000 volte un'altra immagine, però tenuta come quella di Benko e Negesai, dai risaliti, la casa losiana, los e l'architetto Schön, erano questi giovani ebrei, di famiglie ricche che studiavano a Monaco, a Vienna e a Berlino. Allora c'è l'os a sinistra e a destra c'è la scuola di Monaco, Theodor Fischer, Bestelmeier, una cosa bellissima, cioè c'è Vienna, c'è la Zagabria nuova e c'è la scuola di Monaco. Der Rosa, Wagner la chiamava Münchnerei, che significa così Monaco, però la schiuma della birra non è pulita come Vienna, ma è Der Rosa. Dunque sono queste tre culture che si associano e quella via centrale, che è un po' così nuova, però, come dire, ha questa storia dietro a sé, non è solamente un'innovazione. Avanti. Queste sono carte del concorso, vedete la luce che cade, spontanea, avanti. Vediamo cosa viene. Ecco, questi sono questi tubi di questa grande, è una piccola industria, ma grande come volume, di Este, che è una cittadina vicino a Treviso e tiene, e c'è questa cosa che io non sapevo che esiste, fantastica, ce la dite fantastiche, avanti, e poi la parte interna, di nuovo una ditta fantastica italiana, la Maracci, che fa ceramiche, queste cose, con loro si lavora bene, tante ditte italiane. È un giovane del luogo che ogni anno passa 4 mesi all'Himalaya, tra le montagne di 8.000 metri, un giovane inventivo che è il costruttore di questo progetto, fatto bene, meglio che se l'avessi fatto a Vienna. Noi siamo campioni del dettaglio, perdiamo i soldi nei nostri dettagli, però sappiamo farli bene. E questi ci seguono. Avanti. No, torni indietro. E questo è il dialogo. Cioè questo ville che dialogano con la parte più bella della città, che sono gli angoli, che la parte questo dialogo fra questi artefatti, direi quasi, avanti, e poi le stradine, gli accessi ai giardini, cioè questo mondo come si dice, rialzato sulla parte delle coperture. Ma questo vetro nero dematerializza queste cose, cioè se fossero bianchi, io ho un problema con il bianco, io non sono un architetto bianco, nella nostra tradizione bianco è un'astrazione di architettura, è sempre facile il bianco, va bene in Portogallo, va bene per i Cicladi, così, ma nella nostra vita in Europa, io non so come dire, ma la roba è troppo facile per me. Bene. E poi ci sono questi. Vai avanti, scusa. Questi passaggi, vai avanti, e poi ci sono la materialità, il Carrara radescato, il Terni, Roma, il travertino e l'olmo, no? Questo bello olmo che va bene, e
poi le applicazioni sono piazze aperte, ci sono solo i sliding door, come si dice, le porte sono alte come Mission Beroe, che non si perdono prima, sì, c'è questa apertura, queste grandi prospettive che passano. E insomma si trova lì, i campi sono sopra, come dire, sono un po' sopra elevati dalla città, avanti. E poi sono queste indoor o outdoor piscine, e vedi la copertura dell'opera. Insomma, così è un piccolo lusso anche, ma dico, perché non migliora la città, no? Cioè non possiamo sempre essere così proletari, come dire, e chiusi avanti. E questa è l'ultima immagine, praticamente, che è un po' questa ceramica, cioè l'interno è terreo, fuori è metropolitano, questo dentro è terreo, ci sono questi due parti. Ecco, e questi sono, diciamo così, i lati, uno che risponde alla città, estroverso, e uno introverso, inclusivo, che risponde alla natura, terra, albero, giardino, cioè sono due città in una. Due cose in una. Come diceva Max Schilberer, allievo di Freud, das gleiche in andere, lo stesso nell'altro, no? Lo stesso nell'altro. Bene, andiamo avanti. Questo progetto ha un successo anche economico, l'ultimo progetto che ho fatto, che non ho le foto qui, una cosa analoga, Profilo Hansen, anche un grande amore, il migliore architetto della Ringstrasse viennese, la più lunga facciata viennese, diventa albergo, tempisti, ma anche lì, sul Cappuccio, bellissimi appartamenti, però devo dire li vendono a 20-25 mila euro al metro quadro. Noi a scuola non abbiamo mai imparato come si fanno, abbiamo fatto casette, lavoratori, sociale, ACP, CP, quelle cose lì. Avanti, e poi il secondo progetto della distruzione, adesso c'è già la bomba, cioè c'è già un scarino in più, Dubrovnik, che conoscete, che è questa perla Ragusa, dell'Adriatico, da Ragusa, che era come Amalfi, era Repubblica, con le proprie radiere, che i siciliani volevano sempre, però non ce l'hanno fatta. Gli ambasciatori erano sempre extramuras, anche l'ambasciatore turco, il capitano, il sindaco, un giorno, però la sede era lì, che dal baluardo, con la balistica che c'era, potevi colpirlo se voleva, come a Roma, intascare in più. E c'è questa morfologia urbana, la grande passeggiata sui tetti, i canyon prospettici, lo stradun, il ponte, tutte cose che io riprendo in un progetto, avanti, strana cosa, e nessuno lo sapeva, di Gropius. Gropius, professore al Harvard, ha fatto un progetto e non si sapeva o lo fanno in Messico o lo fanno a Ragusa. Un progetto un po', come dire, esperanto, no? A portata di mano. Ma viene fatto lì, il più grande progetto sull'Adriatico, vedete, di 400 camere con altre città, è una roba enorme. L'investore è un austriaco, conosce gli alberghi che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto una grande serie di alberghi, anche vicino a Zara, il più grande retail che esiste sull'Adriatico, sono tre alberghi finiti, ma una cosa che va avanti, insomma, così ci sono capitati questi lavori. E c'è una baruffa, anche se l'investore è molto caro e gente brava, perché loro vogliono, è caduta una, come si dice, una bomba, l'incendio, i profughi, ho salvato le cose di arte, se ne fregavano pittori come Murtis, ma grandi pittori anche, cioè ho potuto salvare quello che potevo salvare, allievi di Marino Marini, insomma gente brava. E alla fine, dopo 6 mesi di baruffe piazzotte, riesco almeno a salvare, come si dice, questi profili, del tipico degli anni, questo scalettare degli anni, perché non volevo che si dica Podreca ha distrutto Gropius, ma però l'architettura, dico io, è un compromesso intelligente, questa è la migliore definizione del tipo. L'architettura è un compromesso, non siamo artisti, l'architettura diventa in plurale, nasce in plurale, l'artista si chiude nella sua camera, se ne frega dell'investor,
e sporca questo suo mondo, distrugge la società per farla nuova. Però il suo quadro, se a me non piace, lo giro sul muro. Se non mi piace il Capitale di Marx, lo rimetto sull'ultima cosa lì della biblioteca. Ma la tua casa non posso nasconderla, capisci? E un giorno io non ci sarò, però le case ci sono. Allora c'è una responsabilità che abbiamo come architetti per la storia, per far felice te, devi essere la donna più felice del mondo, ma però anche tua figlia, quando io non ci sarò, devo immaginare che sia felice. Dunque rispondiamo a tre tempi. Questa è una cosa difficile, non è facile. E allora salvo la scalettatura, ma rifaccio praticamente tutto, e poi dono anche dei nuovi campi, congressi, wellness, spa, gastro, tante tante altre funzioni avanti. Questo è Gropius con Stone. Gropius aveva un architetto partner, Stone, avanti. Gropius non ha mai, i più grandi architetti moderni erano architetti di mezza giornata, lo sai? Oh, Gropius faceva 4 ore di architettura al giorno. Forbach, no? L'inglese, bravo Forbach, lo stadio di Mosca l'ha fatto bene, però l'inclinazione della tribuna cerca di, dopo 2 settimane, grazie, è fatto bene, 4 settimane, grazie, caro Forbach, sei un genio, adesso va bene, così. Cioè era il primo manager. Questo purtroppo il vostro Argan non ha capito bene, enfatizzando questa parola, Argan o Argan? Argan. Enfatizzando queste cose. Mies van der Rohe era l'architetto di mezza giornata, era un grande donaiolo, veniva dopo aver tutto questo eros esportato in altri corpi, veniva alle 2 allo studio e con la sigaretta già etereo e vuoto, allora faceva queste cose, queste lastre così trasparenti, era già tutto detto. Plexi, che non ha mai avuto una donna, ha messo, parlavamo, scusa se ci dico la parola alle tette, di nuovo torniamo su questo tema, i suoi candelabri sono corpi, hanno questo eros, però è un eros di pietra, non è un vero eros, non ha mai avuto una donna. Lui ha lavorato tutto il giorno, Gropius ha lavorato invece giornata, aveva il complesso di Dijon che distruggeva, perché diceva questo è un orefice, le sue forme sono belle, però non ha fondo la sua pittura. E Le Corbusier è morto, era un suicidio, si dice, questo Candilis dovrebbe raccontato proprio per questo syndrome du Sampiano che non vale. I grandi architetti, Gropius, Mies van der Rohe e Corbusier, erano architetti di mezza giornata. Così lui passava le folie da lì alla mattina e andava alla ferita alle 2, cioè lui faceva architettura a mezza giornata. I grandi architetti del moderno erano i pigri della mezza giornata. Bene, lasciamo stare, questo è un aneddoto. E allora viene fuori, andiamo avanti, dici? Viene fuori, ecco, queste sono poi, dicevo, le passeggiate di questo nuovo complesso, cioè c'è questa mediterraneità. Il bianco, mamma mia, la pietra di Braxton e la pietra di Washington, della Casa Bianca, fatta dalla pietra dalmata di Braxton. E allora, no? Fare una roba bianca così. E allora mi invento, perché la ditta mi dice: guarda, Podreca, se ti vuoi fare luce, guarda, te lo facciamo, ma puoi inclinare solo 6 gradi, così o così. Così, costa lo stesso, se oltrepassi costa 3 volte di più. E allora io inizio a fare queste muscolature per tirare la luce, facciamo dei studi anche sulla porosità della pietra. No, aspetta, abbiamo perso qualcosa. Vai indietro, scusa. Indietro. Ecco, queste sono le mura, cioè una città murata, diciamo così, con l'orizzonte, come Dubrovnik, avanti. Le passeggiate, nel verde, avanti. L'entrata, gli odori, quando vengono tanti giapponesi, che vengono da chissà dove, prima di entrare in Spalderro, passano la lavanda, il figlio, la salvia, come si dice queste cose. Il vostro Petrarca, c'è una bellissima cosa, dove dice, ragazzi, bendatemi gli occhi e portatemi attorno, vi dirò subito siamo a Lucca, a Siena, a Puglia, così via. E le città vedono odori, cioè lui
Ecco, questo l'abbiamo perso con i nostri McDonald's, ma comunque una cosa molto interessante che fa anche parte dell'architettura, come diceva Wasserman. E adesso c'è questo, vabbè, avanti. Ecco, questi sono questi studi e vedete che la textura, il problema era come far vibrare questa materialità, no? Allora di giorno quello che è bianco, allora della mattina è bianco, però il pomeriggio è scuro e c'è almeno in questo maledetto bianco c'è questa vibrazione del sole, delle pendenze e c'è questo parlante della materialità. Avanti. Ecco, per far vedere queste due cose, le ombre, l'arpa, insomma, queste poche cose con le quali si può fare una cosa enorme di 400 camere. Roger Moore prende qui che è un matto che non parla, la moglie perché non vuole avere nel soggiorno l'acqua, ma vuole averle su della camera del letto perché sta tutto il giorno lì a vedere i propri film. John Malkovich, che è un uomo fantastico, intellettuale, non so se conoscete questo attore, lui vuole avere il bagno e poi dalla vasca del bagno vuole vedere il mare, e allora bisogna seguirli, cambiarli e così via. Davanti. Ma ci sono sempre, veramente nella scia semperiana, in ogni lavoro cerchiamo anche l'invenzione. Ci sono questi pannelli solari messi dentro nelle parti scure che vedete, cioè queste schinze bioniche, mio figlio come strutturista lavora molto su questo tema, che variano le temperature dell'acqua in queste canne che si possono controllare e danno, voi chiamate quella parola terribile, come dice sostenibilità. Io non vado mai per i congressi dove c'è sostenibilità, perché è diventato una cosa importantissima, ma è diventato già una roba, una roba stupida, no? Dunque, questa cosa bisogna iniziare prima con le acque, con le ombre, con questo, non con il macchinario poi dell'industria che ti impone queste cose. Avanti? Ecco, qui si vede l'acqua, la fotovoltaica, così, cioè questi elementi, andiamo avanti. Ecco, e così nasce questo albergo, queste grandi vedute, le pergole che sono verdi, i ponti, la torre, e Dubrovnik, però trasformata, ripresentata nel tempo, nel mio tempo. Avanti. Ecco, qui si vede l'acqua, si vedono, ma questo oggi non lo faccio vedere, ma è qualcosa che uno poi ci ride sopra. Per esempio a me interessava sempre il fenomeno della clorofilla, come si dice, l'acqua e il sole, una cosa che abbiamo gratis, che quando la giro per il piano diventa metameria e quando poi facciamo la pelle per il tempo diventa archimatura e poi diventa architettura. Ci sono disegni, io dipingo queste cose su questo tema, vi faccio vedere un'altra volta. Avanti. E naturalmente l'ombra che è una cosa più difficile del sole, del chiaro, il Medicine Center, puoi fare davanti al Medicine Center il sole, il bianco e quelle cose lì, allora generi di ombre, cioè passi dal soleggiato all'ombra, dal caldo dal freddo, in questi canyon, avanti. E poi questo è il centro congressi, ti vedi qualcosa, no? Vedo. Il resto immagino. Va bene, va bene. Ecco, e qui ci scontriamo con Robles. Adesso molto, questo non si vede chi sono io, chi è lui. Adesso non mi spiego, ma qui c'è questo crestore dove ti incontri e lì non c'è decorazione, non c'è nulla, c'è solo il crest, lo stradun, no? E queste interferenze di queste ossa così importanti. Rematura completa del tutto, solo il fresh. Avanti, l'ultima parte del dettagliamento, della parte seconda. Adesso abbiamo visto le bombe, abbiamo visto quelle cose lì, adesso vediamo il deterioramento, una cosa europea. 40 grandi musei in Francia sono deteriorati, ci sono dei concorsi ma ci sono pochi soldi. Rennes, Lione, Nantes e Limoges. Anche un concorso internazionale, secondo me l'ha vinto Villemot, che è un bravo architetto, ha fatto delle belle cose nel Louvre. E dunque ci danno questo incarico e si tratta di rianimare, di riconvertire il vecchio che è completamente rotto. Ah, scusa, sì, ecco questo qui. Vedete le foto sopra?
e è una cosa molto difficile, ma adesso passando il confine in un territorio non mio, ma quello francese, che è un'altra cosa, però se conosci la Bruce, se conosci il Baltar, se conosci Prouvé, che era un sardo, non era un architetto, no? Però cioè questo come parlare francese, come parli francese che sei un europeo? A Vienna non potrei mai fare avanti, ecco vedi, non potrei fare così col ferro nero, in pica, in mazza, a Vienna. E allora questa è una cosa molto bella, no? Di non fare il Gheri o la Fadiba e di che è avuto un progetto che può essere a Montreal, può essere a Kuala Lumpur, a Managua, chissà dove. Ma interpretare quel luogo che è fantastico perché ci sono i valori, non siamo in Angola e in Togo, abbiamo la nostra presenza di cultura, di arte e cultura che bisogna rispettare anche rifacendo il tutto, anche odiando, anche schiaffeggiando la storia, perché no. E allora c'è questo vecchio e nuovo e queste cose che vedete in questa immagine con i profili di porcellana, perché inventiamo con l'industria sempre qualcosa avanti, e le cuciture santeriane tra vecchio e nuovo, porcellana, vetro, pietra, avanti, le strutture, ma adesso non vi spiego perché non sono strutture, sono cataloghi, la resistenza dei diversi R, come si dice R, non so come si dice in italiano, della porcellana, questa è la più grande museo del mondo della porcellana, la Limoges, la città, questa è la porcellana di Limoges, avanti, e adesso arrivano questi grandi, così, questo francese, questi grandi spazi, croce, tecnologia, il nero, ecco, tu vuoi fare l'americano? No, tu vuoi fare il francese adesso. Bene, e ci sono le dimensioni nella terna, avanti, adesso è la luce laterale che viene rotta quattro volte con elementi prismatici e entra nello spazio diffusa del museo, cosa? Però accanto al diffuso c'è anche, se c'è un rodin, c'è la luce puntuale, cioè c'è questo abbinamento di luce diffusa e di luce puntuale, avanti. E poi c'è all'altro lato, c'è il passaggio nel museo vecchio, avanti, ecco, con questi contenitori dove faccio vedere la più bella epoca del moderno, era l'Art Deco, molto simile, e faccio vedere cos'è la più grande misura che la porcellana può dare, che era un triangolo, abbiamo studiato lì, canta, no? Questo qui non è un contenitore di Mendini o di un designer, ma è una cosa, è un catalogo che fai vedere cosa si può fare con questo, cioè dove è la resistenza, dove è il limite. E sono contento con le pantofole 5 cm Finch, non so come dice in italiano, che poi sai così ogni due mesi cambiano. Avanti. Bene, l'ultima parte, la città. Progetti che abbiamo sul tavolo. Vienna, ho parlato poco di Vienna, è un nostro territorio, un concorso che abbiamo vinto con il mio amico Heinz Tesar, il passaggio dell'area overdanubiana alla cattedrale, è il più grande sito prima del Danubio a Vienna. Vienna avrà 200.000 abitanti, nel 20 saremo già 2 milioni, è una città che progredisce, vive da Vienna un prestigio, dall'Anchez mondiale viene al primo posto, al secondo posto New York. Andate a New York domani, andate a New York a vedere cosa Bloomberg ha fatto con questa città. Guarda, due periodi, lì vedi che cosa significa fare e non parlare di architettura, fare le cose. È una cosa fantastica, adesso non vi spiego, ma potrei parlare 3 ore perché andrei a viverci subito. Se avrei 20 anni di meno andrei subito là. Vienna, nell'anchetta europea, al primo posto, al secondo Zurigo. Negli ultimi 10 anni Zurigo ha guadagnato moltissimo. Bene. E allora in questa città bisogna fare una grande copertura per la piazza, bisogna entrare in questi Hof, questa tipologia del Hof. E già pronta è la torre, questo Millennium Tower che avevamo costruito, cioè c'è questa morfologia, questa partita a stacchi nella diagonale di questo oggetto urbano, avanti,
Ecco, di nuovo, vedi, la sostenibilità, adesso ci obbligano, ma è giusto, studiata dai venti, perché una pianura del Danubio con venti strani, no? Lavora e lavora su sciate, lavora a una direzione, ma lì no. Esce questo qui e determina molto l'architettura, non solo il riscaldamento, ma anche la forma. Attraverso questi studi si genera una muscolatura che poi noi come architetti, logico, la correggiamo un po', però seguiamo questi fenomeni avanti e vengono fuori delle muscolature, cioè vengono fuori dei canali, delle cose che poi dobbiamo rivestire, dobbiamo come dire, ripristinare in un senso architettonico avanti, e nasce questo business center come quello fatto da Renzo Piano a Londra, St. Gill, ceramica che è molto così, come si dice, tecnologico, non ha. E della vostra Unicredit e Banca Austria. Come si chiama? Gigioni, un signore che Gigioni penso che Unicredit, abbiamo parlato lì con Risotto, ma lui dice anche abbiamo problemi a Milano dalla nostra grande torre, dobbiamo uscire, perché ma dico come? Avete fatto un vestito su misura? Dice, purtroppo sono i tempi, dice, allora pensa che va nella confezione a Milano, come si chiama Porta Nuova, Porto Bello, Portello, a Milano, così in un luogo non luogo. Lavorare con le banche è terribile perché le decisioni non ci arrivano e noi qui lavorano 17 persone nel mio studio solo su questo progetto e non ci sono delle pause di 2-3 mesi che devi aspettare di inventarti dei lavori, abbiamo delle grandi difficoltà. Bene, ecco, questo lo abbiamo sul tavolo, avanti, che è un grande progetto e che metto in asse al mio grattacielo del Millennium Tower, cioè c'è un boulevard, allora scegli, vuoi lavorare sul boulevard o vuoi lavorare sul giardino, sul tema paradisiaco, con un milanese, Andrea Skipper, che parla il tedesco, che è bravo, un landscaper, mettiamo 7 terrazze verdi, cioè portiamo il verde del prater, lo portiamo nelle corti di questo territorio, 3 sono per il pubblico, che la banca dà alla città, le altre sono per loro. Oggi ho detto, vai col cliente in giardino, prendi una bottiglia di vino e parli lì, non c'è più l'ufficio, no? questo senso. Bene, andiamo avanti e partecipiamo al discorso ora dei grattacieli. In Italia per anche al primo posto la villa, ma al secondo posto, strana cosa, già l'appartamento del grattacielo. C'è questo che abbiamo fatto a Padova, che però adesso in Italia è fermo. Abbiamo 2 lavori in Italia, basta, prima ne avevamo di più. C'è la torre del Millennio a Vienna, a sinistra, sul Danubio. E la torre per Torino, cioè questa nostra, è una di Gregotti, come porta di città, è la prima, è il primo grattacielo di polimeri. Il polimero è il futuro perché costa 30.000 di vetro, è più leggero, la struttura è più leggera e se viene il fuoco non cade. Si autoneutralizza, no? Si può dire. E Lubiana, tutto pronto, Belgrado, una torre, l'abbiamo fatta con un albergo, bello, con questi bovini, cielo, terra, insomma, alla fine da 10 fai 2, no? Come si dice? Sì. Bene, andiamo avanti. Ecco, questi sono i progetti attuali, ma c'è sempre l'innovazione. Questo per me è molto importante, questa sensoriana dell'architettura. Ogni progetto, come dire, potresti fare una patente, perché lavoriamo con Stoccarda, con la grande industria. Questo sono, diciamo così, non è un vetro, cioè è vetro, non è tradizionale, è come un ponte. Su 8 centimetri puoi mettere 500 kg per metro quadro, è una cosa fantastica, cioè risparmi tantissimi soldi con queste cose e queste invenzioni sono praticamente l'economia, se abbiamo delle idee in industria, noi architetti, che è un po' assurdo, per questo nelle scuole bisogna studiare il greco e il classico e bisogna fare queste cose perché poi non potrai fare la macchina senza il greco, dico io. Avanti e con questi schemi di pannelli schermanti che inventiamo riusciamo a portare la luce diurna in questo lavoro che vi ho presentato veloce,
19,50 metri, che è molto. Quindi, cioè, portiamo la luce naturale e risparmiamo elettricità, risparmiamo milioni con queste cose. Qui avanti. E qui abbiamo questi pezzi di landscape immersi nel cuore di questi uffici. Come si ritagli e ti li sburti dentro, no? Queste cose, con luce genitale e tutte questi giochi. Avanti. E alla fine c'è la piazza coperta, a Vienna abbiamo 6 mesi di freddo, a novembre ci possiamo trovare, la più grande copertura europea polimera, e la cicatrice che vedete queste cose, insomma una grande loggia urbana, che adesso non vi spiego, che però fa parte, è la terza parte di questo progetto, torre, questo business center e la piazza, per rianimare questo luogo. Questo qui è una parte dell'onorario, perché ho chiesto a un gioielliere che aveva, prima c'era Follain, poi ha chiesto lei di fare dei gioielli. Cavolo, come si fanno i gioielli? E loro ho preso questi progetti e per il mio moglie, per la Misi, per il compleanno, ho fatto questa croce broschetta, come dice quello che è brosch, diciamo. Questo qui è la brosch di Chisi che presenta, che è un mio progetto. Andiamo avanti. La nuova Bolzano, che hai detto tu, adesso non la spiego perché abbiamo anche le cose polimere, la piazza coperta, la piazza che fa vedere il landmark, che non chiude, i percorsi ciclabili che vengono adesso avanti, cioè questi percorsi, i campi che indichiamo che non sono né strade né piazze, ma che sono un'altra tipologia, che va bene Bolzano, una città introspettiva, perché c'ha a destra le viti, la landscape, a sinistra l'industria, due grandi montagne, non può uscire. E allora bisogna tentare a prendere l'arpa dei binari, mettere dove c'è l'ombra, nasce un grande quartiere, e tutte queste cose che vi ho spiegato un po' di questa scuola civile europea. Bolzano è la città più ricca e la grande qualità in Italia, al primo posto, no? E cerchiamo di migliorarla e così via. Avanti, questo è il penultimo, che dobbiamo chiudere piano piano. Ecco, questo è uno dei due progetti che abbiamo in Italia. Napoli, a Napoli nasce una cosa matta, la metropolitana, che sarà il più grande museo d'arte in Europa. Ci sono, io lavoro, farò vedere poi con degli artisti, che per me è un grande piacere. I miei amici migliori sono gli artisti, non tanto gli architetti sono noiosi, una roba terribile per gli architetti. E nasce questo progetto, io la prossima settimana sono a Napoli. Lavorare con napoletani è fantastico, però viene diretta da Milano, dall'ingegner Silva, darla a napoletani non si finirebbe mai. Dunque Milano, la serietà del Lombardo, no? Dice che dirige questa operazione. Ho avuto fortuna di lavorare sulla Margellina, la Chiaia, dove vedeva Benedetto Croce, che diceva: ragazzi, se vogliamo parlare di filosofia solo in tedesco o in dialetto napoletano. Perché il dialetto napoletano è anche, sai, così labirintico, dici uno ma lui comprende che è il tre e non il uno, no? Questo, ecco. E allora qui chiamano 10 architetti, non sono concorsi, ma sono architetti, sentiva avanti, che voi conoscete. Non so, Rogers o Perrot, cioè c'è uno inglese, uno svizzero Botta, uno francese, Fuchs, un italiano, Sisa, come si chiama, Sito Mora, e poi c'è Kolhoff, dove adesso tutto è crollato, cose succedono, però ho la fortuna che io, questo Bassolino, era un politico, a Venezia, dove a Biennale, dove c'era questo progetto nostro centrale, un bel classico, dice: Podreca, tu sei il più fortunato. Ma dico: perché? Ma dice: tu lavori sott'acqua e lì non c'è archeologia, perché quando c'è la io si ferma tutto. E noi lavoriamo sotto un progetto matto, lavoriamo sott'acqua, una bella piazza che paga il comune, cioè Europa, l'Italia, lo Stato, regione, provincia, insomma tutti assieme hanno questo gruzzolo di soldi, e questo progetto si fa, continua con 3 progetti che sono mesi fa, cioè io spero di finirlo il 15 per Expo di Milano, ma sicuramente non lo finiremo. Ed è una scatola, vai avanti, è una scatola immersa
100 metri, 35 metri di altezza, e quando tu entri dentro hai il foro vacui, cadi, e perciò ti mettiamo una rete telematica con tutte le informazioni di cultura, di opera, di, della regione, queste cose, e tu quando attraversi quel tuo telefonino, perché sei già telematico, attraversi un campo maggiore, e anche se sono 3, 4, 5 secondi, siamo abituati alla percezione veloce, ti va giù e se hai tempo ti guardi queste cose di arte. Io lavoro con Michelangelo Pistoletto, con il quale ho fatto già tante cose, con la, la sua fantastica moglie Maria, perché lui è matto, e dunque lavoriamo tanto con questi artisti, e al piano sotto c'è il metrò, e dunque qui, non so se lo faranno subito, c'è una libreria, c'è un ristorante, c'è un cinema, cioè è un mondo sott'acqua. Avanti. Avanti. Ecco, Michelangelo Pistoletto, quello rosso, è un mio amico, anche lì c'è un passo, Achille Bonito Oliva, è un curatore matto che si spoglia nudo alle vernissage, ero con lui in Cina a Pechino, abbiamo bisticciato per questo artista che sa fare, lui voleva darmi un pittore che si chiama Chia, e si sono trovati a Venezia, abita vicino dove abitiamo anche noi, nell'appartamento, e mi ha fatto un progetto di palombare, perché ho detto voglio avere qualcosa quando la gente scende, che sente il liquido, ma non illustrativo, non cartolina, deve essere un'altra cosa. E allora come fai liquido? E Peter Kogler, un ragazzo che ha molto successo, professore a Monaco di Vienna, lui sa fare queste cose che ti donano sensi, sensualità per queste cose senza fare il figurativo. E lui fa il suo più grande lavoro, 2 volte 100 per 35, abbiamo già le prove e il 15 vado a vederle. Questo lavorare con gli artisti per me è una cosa molto molto bella, che ti cerco sempre di ancora di più avanti, per esempio anche con un artista, questo è il padiglione medio, cioè abbiamo fatto un bel premio del Golden Award, si dà ai padiglioni grandi come quello cinese, russo, inglese, padiglioni medi per i paesi dell'est entrati nella comunità europea e per i padiglioni piccoli, e abbiamo avuto una bella cosa, questo Golden Award, ma anche un lavoro con un artista bravo che sta in Inghilterra, dove abbiamo enfatizzato la cultura del libro, perché dappertutto vedi questi schermi, sta roba qua con questa elettronica, insomma abbiamo fatto un controprogetto per il libro, per il classico, perché il libro è anche una cosa tattile, pesare, che tocchi, che apri, non è fra carta e il botton, e poi capisci, si apre il mondo transoceanico, però tu sei solo nella tua cameretta, capisci? Cioè questo più vai fuori e più sei solitario, ecco, questa è una cosa che non vale in società. Avanti. Adesso hai già iniziato una chiesa a Milano, Quarto Giaro, dovrebbe finire per adesso, ma non si finirà, cardinale scuola, che rompe le scatole e così via. Avanti. E poi c'è una cosa che mi ha fatto molto piacere, il premio che venne avuto a Barcellona, il grande premio che si dà ogni 2 anni per gli spazi pubblici. Tu sai che io non vi faccio vedere, ho fatto 33 spazi pubblici in 8 paesi europei, c'è anche un libro, una cosa che a me piaceva, che adesso faccio poco perché è diventata già routine, cioè mi diventa troppo facile le mani, allora bisogna lasciare questa cosa, ed è la Lugana di Plexnik, e continuiamo con i miei allievi, già giovani architetti, io e loro consigliamo queste passeggiate di Lugana, una bellissima, voi la conoscete, una bellissima città avanti. Ecco, vedete queste immagini, continuiamo queste cose. Questo progetto quest'anno si presenta per il Miss Mandalore, come si chiama questo? Sì, avanti. Ecco, sono tante situazioni, imbarcadere, queste cose che diamo. Che era una città morta lì con questa acqua anche sporca, che però diventa anche un mondo ecologico e ha preso anche il premio europeo per l'ecologia come prima città europea. Avanti. Ecco, questi sono i ponti, ponte, 2 strade, così non parallele, e quando si scontrano sa che nasce una piazzetta dove ti fermi, dove ti siedi, come a Isfahan, però completamente in asse al vecchio grattacielo, al primo grattacielo di Lugana, fatto da
la scuola di Plexig, cioè che scende questo rapporto con la città. Io non sono capace di fare un oggetto architettonico, purtroppo. Avanti. Ecco, vediamo qui, mentre l'arco è diagonale, cioè c'è questo scontro tra parallelità, lascia due strade, però quello che porta è diagonale. È una... Avanti. E poi sempre architetture semplici, costruire sull'acqua, sul fiume, e l'unica parcella libera sull'acqua, fai un oggetto che guarda l'acqua e l'altro, dove c'è lo zaino, guarda il castello e il verde, cioè vuoi vivere col verde o vuoi vivere con l'acqua, no? Cioè, due elementi. Avanti. E siccome in queste, quando si fanno queste case, voi lo sapete bene, allora quello che acquista l'appartamento lo cambia, ma è poco. Allora ho detto, siccome è una zona molto pregiata era tanta gente che voleva avere questi appartamenti, queste abitazioni, allora ho detto, ma perché non facciamo insieme? Ho detto, ti do la finestra francese, quella fino giù, ti do una loggia, ti do un balcone, ti do un bovino, scegli quanti soldi ti dà ai bambini. Vuoi che corrono i bambini dall'ambito e corrono sul balcone, tornano e giocano, non ti rompono le strade. Insomma, tante cose. Dunque, quello che acquista con me fa la casa nella casa. Sì. Non è che solo le mura le sposta. Questi sono gli elementi, e vedi, quelle sono le facciate che abbiamo studiato. E dunque qui subentra un tema molto bello, du San Fresco, ricordi? Certo. L'irregolarità, l'irritazione in architettura, una cosa bellissima. Avanti. E nascono queste facciate, come dire, irregolari un po' sull'acqua, avanti, che però dialogano con la storia. Cioè, sono fatti così che non sono contro la tradizione, ma c'è sempre questo rapporto con la città storica. Anche se sono matte, se sono, come dire, non regolari come le abbiamo studiato. Avanti. Ecco, questo è o acqua o verde, avanti. Ecco, vedete, c'è sempre questo, purtroppo, questo amore per i nonni, no? Il nonno non ti schiaffeggia, il padre ti dà uno schiaffo. E il mio nonno è sempre, cioè c'è sempre questo rapporto lì sul nodo, come dire, ma guarda, ho letto sempre, uno stupido, perché non lo lì, no? Così, e c'è sempre questo rapporto, questo non è architettura, un piccolo è la brosse. Sempre c'è questo nodo in Francia, anche in Capesaro, a Venezia, eccetera. Li ha fatti Plexig, li ha fatti Fabiani. Questa è una bella lezione, questo sul nodo di questa scuola mitteleuropea, che vorrei presentare un po' oggi, così toccarla. C'è sempre questo rapporto, e se il cliente non è proprio scemo, no? Se gli costa un po' di più, così, allora riesci a immettere elementi di questa tradizione mitteleuropea in queste case così profane, o anche piccole strutture. Avanti. Un progetto che anche ha avuto un successo almeno in Austria, questo è l'ultimo progetto che vi faccio vedere, scusate, mi dico un po'. Io sono pericoloso, cioè il più pericoloso è Holland, perché lui faceva le conferenze, se non mi dare 4 ore, bye bye, dovevi anche pagarlo bene. Il secondo era, come si chiamava? Backlister Fuller. 6 ore, 2 volte ho sentito una conferenza, guarda, era fantastico, io pensavo che sono passate un'ora e mezza, era fantastico, 6 ore lui. Come si chiamava quello francese, assistente di Le Corbusier? Bonner Schein. 4 ore, però con la musica. Adesso io parlo e c'era anche la musica che accompagnava l'immagine. Bene. Allora andiamo avanti. E questo qui è un pezzo che le assicurazioni sono lì, ma danno anche all'università un proprio elemento, una cosa incorporata università e assicurazione. Un mio vecchio cliente l'assicurazione, ha fatto tante cose per loro, sono molto gentili, hanno lavorato molto bene, e a Maribor, a pochi chilometri da Graz, conoscono questa storia,
e c'era un incarico diretto per fare la facoltà di medicina sull'acqua, che bello, sull'acqua, che diranno sempre acqua, io sempre queste acque così come i bambini, no? Che hanno, come si dice, quello fa la pipì, che hanno, sempre con queste acque. Bene, ma allora come fai, come costruisci sull'acqua? Cioè il mare è così, no? Come si dice, il mare è alta marea, si dice alta, il mare è verticale, il fiume orizzontale. Orizzontale, una grande differenza di acqua. E allora cosa fai se hai la città vecchia storica che scende sull'acqua? Qui non c'è niente, non c'è passeggiata, non c'è, come si dice, questo flaneur, il flaneur si dice, e hai questa acqua, però hai il volume che devi fare, allora hai questo mattone, ma adesso non puoi bucarlo alla loce, è poco, diventa così casa, no? Questo secondo su. Se gli fai i nastri è troppo acqua, è troppo la stessa cosa, raddoppi la velocità dell'uomo. E alla fine la cosa che valeva era la pergola, cioè fai pieno e vuoto, verticale, pieno e vuoto, cioè dai una certa trasparenza, però vedi sotto, se frammento questa cosa non va il programma, perché c'è la, come si dice, la scienza e c'è la facoltà, l'educativo, cioè sono due temi, cioè non puoi frammentarti perché sono architetto e ne piaci, no. E allora incomincio ad aprire questo mattone e fare la discesa sull'acqua, ma farla dritta e noiosa, e allora apro ancora di più e faccio vedere la silhouette, cioè quello che c'è dietro, la chiesa, queste cose, le faccio partecipi, cioè la storia partecipa alla mia silhouette, e allungo, enfatizzo il scendere all'acqua, non lo faccio diretto con il trampolino, scendendo, assapori, ponte, cambi, prospettive. E alla fine una cosa molto semplice, questo è il progetto. È un pianoforte, come si diceva, una tastiera, una tastiera. E vedete avanti? E questo oggetto però siamo di nuovo in dialogo con la città. Cioè si entra in asse alla strada principale dall'altra parte, dove è costruito un pezzo di università, e le case che sono lì hanno la stessa misura di questo bianco. Dunque è un sistema inventivo e allo stesso punto c'è qui ripetitivo, cioè, questo dialogo con questa città. E naturalmente non voglio fare Daniel Buren, una cosa, come si dice, monotona sola, è troppo poco per queste prospettive. E allora c'è l'irritazione. Avanti. E allora devi rompere questo ordine per fare la loggia, il balcone e così via. Cioè lavori in due tempi, no? Dai velocità e dopo ti la fermi, e dopo la fermi, cioè lavori con questi ricci, diciamo così, avanti, e poi poi trovi cose che hai già visto, uno che io amo, questo artista americano, Robert Motherwell, è uno che Cernico mi aveva scoperto a Trieste quando mi portava al Reading Room, alla sala di lettura, era l'unico posto a 17 anni dove si poteva vedere qualcosa di arte moderna, non c'era nulla a Trieste. Lui mi parlava Pollock, The Communion, Action Painting, tutte quelle cose lì, così, trasognate, e questo qui è una cosa banale, cioè è un ritmo, però se non ci fosse quel rosso tutto cade, questa irritazione, questo prima e dopo lo fermo, no? Ecco, questo diciamo così è un tema che si associa alla monotonia, una cosa molto bella, la monotonia. Di questo principio è questo progetto, avanti. E di nuovo c'è la pelle, che potresti staccarla via, prima, no? Le pelli, gli vestimenti, tutte queste cose.